Japan Benex Corporation e Sumitomo Corporation lanciano il progetto Future Plant, che utilizza un tetto fotovoltaico attraverso cui i veicoli elettrici Nissan e le batterie dei veicoli stessi alimentano lo stabilimento principale a Isahaya, in Giappone. È stato avviato dunque il progetto di far divenire sempre più interattivi i veicoli elettrici, cui restano le proprietà di autonomia sempre crescente, ma si aggiunge anche l'utilizzo di ricarica a impianti fissi, siano civili abitazioni, locali commerciali e, da adesso, anche stabilimenti industriali. Il sistema di stoccaggio dell'energia di nuova progettazione unisce energia rinnovabile, batterie riciclate e veicoli elettrici per promuovere l'uso efficiente dell'energia e la sostenibilità ambientale. Nissan sostiene il progetto fornendo 10 veicoli commerciali 100% elettrici e NV200. I veicoli e le batterie contribuiscono alla stabilizzazione dell'energia erogata dall'impianto fotovoltaico e a ridurre i costi sostenuti dallo stabilimento per l'elettricità, utilizzando l'energia immagazzinata durante i picchi di domanda. I veicoli 100% elettrici Nissan e NV200 saranno poi utilizzati dai dipendenti però anche per gli spostamenti di lavoro e le batterie saranno riciclate e rifabbricate come componenti nel sistema di stoccaggio dell'energia. Japan Benex e Sumitomo Corporation hanno sviluppato insieme il sistema destinato ai Virtual Power Plant, il cui avviamento in Giappone è previsto entro il 2020. Queste centrali di energia virtuali ottimizzeranno i tempi di carica e scarica dell'energia per regolare la fornitura e la domanda di elettricità in un'intera regione.